L'azienda agricola, che è anche zootecnica perché voi allevate, è Campione in Gambino. Ci troviamo vicino ad Agrigento. Cattolica Reglia, Esatto. per la precisione. Però mi hai precisato i pascoli non sono Pascoli lì. ricadono nel comprensorio dei Montesi Cani, che ricade a sua volta nel territorio del comune di Giangiana, sempre in Ok. provincia di Però Agrigento. siamo sempre nella stessa Sempre lì provincia. nella vallata di Ovini, Giangiana. caprini, bovini, Bovini, suini, tutto. tutto Una quanto multifunzionalità zootecnica. che si trasforma poi in burger, vero Hamburger, Roberto Apple? esattamente. Tu che triti, perché Io tritano. trito e rendo i tagli di pietro in hamburger In che hamburger. presentiamo poi ai nostri clienti. Ma immagino molto felici di assaggiarli perché Assolutamente qualità, sì. mi sembra veramente grande qualità. Qui c'è un olio che sta andando un po' Sì. troppo per quanto mi riguarda. Lo spostiamo anche di qua? Sai, qui si serve per le Serve per le panelle, adesso in caduta termica le freghiamo. In caduta termica. Vieni qua tu, respira Sì, Pietro. vabbè, tranquilla Vabbè, che. vabbè. Allora, Pietro mi raccontava prima dell'inizio della puntata che l'azienda è Conduzione conduzione familiare, familiare, mamma e papà. Poi tu hai fratelli fratelli, anche. ovviamente, vabbè, ovvio, e poi tu hai studiato agraria, anzi non agraria, Produzione animale. produzione animale, prima a Triennio a Parma. Parma e poi la magistrale in nutrizione e risorse animali presso l'Università di E Udine. quindi sei diventato l'agronomo di casa, effettivamente, L'agronomo, il macellaio, il responsabile. marketing, tutto, ci occupiamo un po' di tutto. Naturalmente, Con perché... molta passione e voglia di Certo, farlo. certo. E hai questa interprete Che della hanno tua... creduto tantissimo nel nostro prodotto perché costituito solo Ok. da animali prevalentemente allevati solo ed esclusivamente ad erba. Sia gli erbivori, gli ovicaprini che i bovini vengono allevati solo su pascolo Eccole qua, si aziendale vede il in pascolo. regime biologico, quindi siamo già certificati bio e abbiamo registrato il marchio Real Grass-Fed Montesi Cani. Ovvero? Animali allevati solo ad erba, ingrassati solo Ah, ad erba, ok, quindi non Real facciamo Grass Feed. ristallo, è Perfetto. un'azienda Real etica Grass Feed, lo legge Fed, lo e vedete? non macelliamo soggetti inferiori ai 12 mesi, sempre superiori, e quindi diamo un rispetto etico Certo, al agli lavoro che fate, agli animali e. animali e al lavoro che fate. Allora, vi racconto qual è la ricetta che Roberto naturalmente realizzerà per noi. È piuttosto complessa, prendete nota, abbiamo cercato di concentrare. Allora, mi serve per fare l'hamburger tritalo con carne di Real Grass Fed, mi servono 4 pane artigianale siniamericano, stiamo parlando di pane. Parte. Per i patties, ovvero per gli Hamburger. hamburger, 720 g di carne macinata, 12 g di sale per chilo e 20 g di acqua. Per la salsa spincione, qua ci intendiamo molto meglio, 200 g di polpa di pomodoro, 200 g di cipolla bianca, 5 acciughe, 100 g di olio, 200 g di acqua, del sale, 150 g di pan grattato e 100 g di ragusano in scaglie. Per le panelle, 300 g di acqua, 125 g di foglie di ceci, sale, pepe e prezzemolo, per la cialda 70 g di ragusano grattugiato e per la finitura un ciuffo di valeriana. Tutto chiaro, Bene, no? Allora io metterei al lavoro Roberto sì, perché perché c'è un po' di noi cose da abbiamo fare, adesso non fatto vorrei dire, ma una no, poi noi preparazione un po' chiacchieriamo, ma lui lunga. ha deciso di fare 2000 cose, per cui vai, Sì, quindi quindi... iniziamo. Allora, iniziamo a cuocere con la salsa Va sfincione bene. e prendiamo le Non cipolle, abbiamo le detto che Trito è da Palermo. tagliamo. Tritalo a Palermo, in via Principe Ah, Belmonte, nel diciamolo. salotto buono di Bello di Palermo. Palermo. Eh sì, siamo un'hamburgeria gourmet, rivisitiamo un po' quelli che sono i piatti tipici italiani e utilizziamo esclusivamente prodotti italiani del nostro territorio e ci avvaliamo di belle realtà come quella Le di belle Pietro. carni di Pietro, ok, della sua Assolutamente. famiglia. Allora, Quindi, salsa spincione, ci salsa vuole. spincione, cipolle, Come se non ci andiamo fosse un a. domani. Certamente. Giusto. Tu vai mai a mangiare la tritola? A qualche punto quando mi trovo a Palermo sì, Quando si trova a però ci Palermo. sono i tempi da rispettare. Immagino, e poi ci sei stata parte. Sì, si viene un po' distante, però. Non ti mandano qualche panino Io mando ancora? loro la carne. No, dico, magari ti mandano indietro qualche Sono, panino, un non po' di sono condimenti. ricompensite. Roberto, però si fa Benissimo. così. Volete mandargli qualcosa a questo povero ragazzo? Proviamo. Ok, Ok, allora mettiamo sulle cipolle. poi. No, prima. Ah.
là, poi là, Poi qua. poi qua, poi là, poi sto più giù. Tante Siamo cipolle. cipolla. Perfetto. La salsa sfincione è un classico Sì, è un classico siciliano palermitano. palermitano, perché bisogna stare Sì, molto attenti quando si dicono queste palermitano. cose, perché Un poi filo insorge d'olio. Catania con il vino, perché Quella è la altrimenti la... tavola egregie, quindi in maniera tradizionale, estensiva, senza intensificazione dell'attività zootecnica. E da necessità a virtù, perché in una situazione ben precisa l'azienda non riusciva a commercializzare soprattutto i vitelli allevati allo stato brado. Da lì abbiamo creduto in un prodotto qualitativamente e nettamente superiore in aspetti nutritivi rispetto alle carni convenzionali, e quindi abbiamo aderito prima al regime biologico, quindi attraverso la certificazione bio, e poi attraverso una procedura sia allevatoriale che anche tecnica nella gestione delle carni, che la macellazione, come dicevo poc'anzi, superiore ai 12 mesi per quasi tutti i soggetti, prevalentemente maschi. E poi il periodo di frollatura durante la fase post-macellazione, quindi una tecnica, una procedura che ormai tanti macellai o lavoratori delle carni non fanno Non fanno più, più. noi la facciamo su una base di 15-20 giorni per ogni carcassa. Quindi in pratica vengono macellati gli animali e vengono tenuti in In frollatura appunto frollatura per 20 15-20 giorni. giorni con delle analisi scientifiche attraverso dei pH-metri appositi. Al momento in cui il pH della carcassa raggiunge il pH ottimale di 5,5, noi iniziamo il disosso. In questa fase di frollatura prendiamo le prenotazioni dei tagli con i nostri Quindi, clienti, e in quindi pratica voi avete un punto vendita che abbiamo un abbiamo punto visto, ma vendita. avete Poi abbiamo la anche possibilità di commercializzare le nostre carni attraverso la spedizione domiciliare e anche attraverso una piattaforma che è della Foodscovery. Ok, e quindi voi avete la possibilità chiaramente di prenotare, si possono prenotare questi Questi prodotti. i I tagli tagli disponibili disponibili. della carta. Questo è un po' come se fosse un ketchup nostrano. Sì, solo che il ketchup è una preparazione in agrodolce con Sì. base di aceto e zucchero Sì, di no, ma io lo dico come accompagnamento Accompagnamento del del pasto. salsa Sì, d'accompagnamento del può panino, essere inteso cioè non come come non un. tipologia di... Assolutamente, sì. Non fare così, vabbè. Ti serve un'altra No, paletta? No, giro con giro questo. direttamente così. Quanti burger? Allora, intanto facciamo questa distinzione che è fondamentale perché mi ha ripreso subito qua Roberto. Mi ha detto, ah, questo è un hamburger, ma non tutti sono hamburger. Perché? Perché l'hamburger viene inteso l'hamburger di vitello, Sì. mentre quelli degli altri animali sono solo burger, con la specifica poi della Ok, tipologia di carne. va bene, perfetto, tutto chiaro. Abbiamo preso Però nota, quindi okay. Quanti capi la avete consistenza schiato? zootecnica per gli ovicaprini sono circa 30 capi caprini di razza girgentana, una razza autoctona anche di Sì. estinzione siciliana. La razza ovina sono Valle del Belice, circa un 500 capi. Per quanto riguarda i bovini invece sono circa 140, tra 90 fattrici e i nati poi all'anno e successivi soggetti che superano l'anno di Certo, età. l'anno di età. E Certo, quindi abbiamo questa consistenza. avete anche un grosso attaccamento al territorio, nel senso che avete Sì, cercato perché poi delle sono. razze. Sì, le razze sono innanzitutto delle razze, le fattrici autoctone, indigene, Sì. diciamo, siciliane. Poi vengono migliorate con dei tori da carne, sia da razza italiana che da razza, diciamo, cosmopolita, tipo lo Charolais, Ah, la Limousin. razza cosmopolita non l'avevo mai sentita. Ma ne prenderò nota, devo dire, è un po' Perché come sono il... delle razze che vengono Certo, utilizzate per migliorare, per delle sono conformazioni, internazionali, cioè vengono diciamo. utilizzate maggiormente, Ok, soprattutto in Europa. Le nostre certo. panelle sono Pannelle pronte, pronte? le scoliamo. Perfetto. E aggiustiamo di sale. Benissimo. Allora, pannelle pronte, sfincione in cottura. Andiamo a Hamburger, cuocere l'hamburger. aspetta, non andiamo a cuocere No. l'hamburger. Pubblicità, dopo la pubblicità, cuociamo l'hamburger. Cuociamolo. Torniamo subito. Ma che bello questo hamburger, posso dire? Grazie. Sono pazzeschi. Eccolo qua. Ecco qua.
questo burger è pronto. Mettiamo il burger alla pasta. Yes. Questo lo teniamo. Ok. Questo chiudiamo tutto, questo perché tanto. Lo spegniamo. Ma esatto tutto, Roberto, fatto solo. Andiamo a mettere la salsa sfincione. Questo è quello, dicevo, del ketchup, cioè nel senso che è una salsa d'accompagnamento, concetto. La cialda di ragusano. Perfetto. Quanto pesa questo burger? 180 grammi. 180 grammi. Le panelle. Le panelle. E sul cappello andiamo un ciuffo di valeriana. Che leggera, ci sta sempre in salata nel burger. Da un minimo di... Bellissimo, no, bellissimo. Ha un nome? Tritalo. Tritalo, ok, perfetto. Tritalo, allora vi racconto quali sono gli ingredienti se volete ripreparare a casa. Tritalo e non avete a disposizione Roberto Appa. Allora, se volete mi chiamate. Hamburger tritalo con carne di Real Grass Feed. Allora, 4 pane artigianali di stile americano. Per i patties, ovvero per gli hamburger, 720 g di carne macinata, 12 g di sale per chilo e 20 g di acqua. Per la salsa sfincione, 200 g di polpa di pomodoro, 200 g di cipolla bianca, 5 acciughe, 100 g di olio, 200 g di acqua, sale, 150 g di pan grattato e 100 g di ragusano in scaglie. Per le panelle, per 100 g di acqua, 125 g di fave di ceci, sale, pepe e prezzemolo, e per la cialda, 70 g di ragusano grattugiato. Infine, per la finitura, un ciuffo di valeriana. Ragazzi, è stato un grande, davvero un grande piacere, oltre a un grande divertimento avervi qua, aver scoperto questa meravigliosa produzione che ha naturalmente, vi ricordo, a Cattolica Eraclea in provincia di Agrigento, è l'azienda, il negozio, il punto vendita, lo spaccio aziendale. Lo spaccio aziendale, segnatevelo, è a Cattolica Eraclea in provincia di Agrigento, però Pietro ci diceva che spediscono ovunque, quindi potete acquistare online, ve lo mandano a casa. E i pascoli sono invece sui Monti Scani. E poi se passate per Palermo e volete assaggiare un hamburger di Pietro, andate da Roberto, naturalmente, da Tritalo, e in piano centro a Palermo non si può mancare. Non so, più di così, ovviamente. Così. Non si può. Grazie mille per essere stati qua, ci salutiamo formalmente, arrivederci, 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 arrivederci. Ciao, domani. Arrivederci.